Shalom, fratelli e sorelle. Nel Vangelo di oggi si riuniscono attorno a Gesù farisei e scribi che lo interrogano perché avevano notato i suoi discepoli prendere cibo con mani non lavate. Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Gesù va subito al cuore di quella domanda per trasmettere anche a noi un messaggio. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Per gli scribi e i farisei ciò che conta è l'esteriorità. A volte accade così anche a noi. Riduciamo il nostro modo di vivere la fede a un comportamento esterno. Quando agiamo così, Gesù ci chiama ipocriti, perché ciò che manifestiamo all'esterno non è la verità di ciò che abbiamo all'interno. Non si può avere Dio sulle labbra se non lo si ha nel cuore. Non basta portare Dio nelle nostre tradizioni religiose se trascuriamo l'incontro con Lui e la ricerca della Sua volontà. Ricerchiamo Dio col profondo del nostro cuore e non solo lo avremo sempre sulle nostre labbra, ma trasformerà anche la nostra esistenza. Vedremo il prodigio della conversione. Ci renderà persone che sprigionano bellezza. Preghiamo. Gesù, attirami a te, fammi entrare nel tuo cuore, immergimi interamente nella tua carità infinita e fa che già su questa terra io sia concittadino del cielo, fratello dei santi, misticamente unito al Padre, a te che sei figlio, allo Spirito Santo amore. E a Maria, tua è nostra madre. Amen.